Ben trovati qui Luca Tonzani, agente immobiliare e membro della Borsa Immobiliare dell'Umbria. Oggi parliamo di tutela degli acquirenti di immobili in corso di costruzione. Partiamo subito. Il legislatore, con il decreto legislativo 122/2005 e successive modifiche e integrazioni, ha avuto premura di tutelare gli acquirenti persone fisiche che acquistano da costruttore immobili in corso di costruzione da eventuali perdite economiche derivanti o da crisi dell'impresa costruttrice o da gravi difetti della costruzione. Vediamo quali sono le principali tutele. Una prima tutela è che al contratto preliminare e ad ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto, il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, idonea polizza fideiussoria a garanzia del rimborso, in caso di crisi dell'impresa costruttrice, di tutte le somme versate o che dovranno essere versate prima del trasferimento definitivo della proprietà. Una seconda tutela è che all'atto di trasferimento della proprietà il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere anche in questo caso solo dall'acquirente, una polizza assicurativa di durata decennale dalla data di ultimazione dei lavori, che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi danni a terzi, per gravi difetti costruttivi. Un'altra tutela è che il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In buona sostanza, bisogna andare dal notaio, che ricordiamo è figura altamente preparata sulla quale ricadono determinati obblighi e che saprà sicuramente dare pieno compimento alla normativa al fine di tutelare gli acquirenti di immobili in corso di costruzione. Se si disattende questo obbligo, c'è la nullità assoluta del contratto. Inoltre, l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal decreto 122 del 2005. Ogni clausola contraria è nulla e da considerarsi come mai apposta. Bene, ho dato solo alcune pillole, visti i tempi ridotti del video. Infatti, la normativa prevede ulteriori tutele, omesse per brevità. Spero comunque di esservi stato utile e che abbiate capito come muovervi nel caso in cui vogliate acquistare immobili in corso di costruzione dal costruttore. Per oggi è tutto, ma con questo ultimo video, prima del Natale, la Borsa Immobiliare dell'Umbria vuole augurare a voi e a tutti i vostri cari buone feste. Grazie per l'attenzione, continuate a seguirci, a presto!